Lei muove i primi passi di danza a soli 6 anni, una scuola di provincia di Padova, e da qui comprende che è la sua prima vocazione, quella per il ballo, grazie alla quale poi approderà nel mondo dello spettacolo. Poi studia anche recitazione con i migliori insegnanti italiani, ma decide poi di perfezionarsi all'estero e quindi viaggia per il mondo, soprattutto si sposta fra New York, Parigi, Los Angeles, ma oggi è anche una affermata imprenditrice insieme a suo marito, tant'è che apre una scuola di lingue a Roma. Il piacere di avere qui con noi Cosetta Turco. Buongiorno, come stai, Cosetta? Buongiorno, sto benissimo in compagnia vostra e dei telespettatori di Mattina Live. Che bello! È bello averti qui, è bella la tua solarità. Noi vogliamo farti conoscere al nostro pubblico di Mattina Live, Cosetta. Quindi io direi di partire proprio dagli esordi della tua carriera. Prima di studiare recitazione, capisci a soli 6 anni che la tua vocazione è quella per il mondo del ballo. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Guarda, ho dei ricordi che mia mamma mi dice, nel senso che io quando già stavo in culla, nel passeggino, mi muovevo appena sentivo un po' di musica e quindi mia mamma a un certo punto ha capito che avevo questa propensione, diciamo, per la musica, per il ballo. Poi mi mettevo nel giardino di casa e facevo le ruote, le spaccate, senza che nessuno mi dicesse nulla. A 6 anni sono andata a vedere il saggio di una mia amichetta che faceva danza. E da lì mia mamma ha deciso di iscriverti in una scuola di danza perché aveva capito che insomma mi piaceva molto. E poi ecco, diciamo, ricordiamo al pubblico, non semplicemente danza, perché sei ballerina professionista. Da qui poi sbarchi anche nel mondo della recitazione, non ti fermi alla formazione italiana, ma decidi di girare il mondo, quindi di conoscere le varie prospettive, e ti sposti fra New York, Parigi, Los Angeles. Beh, una formazione piuttosto tosta e anche molto variegata, Cosetta. Sì, io credo che per essere una brava ballerina, una brava attrice, diciamo una brava artista, devi studiare tantissimo. E io ho viaggiato il mondo per cercare di migliorarmi. Sono andata appunto a Parigi, a Los Angeles, a New York. E ogni estate andavo in America appunto per migliorarmi, studiare, e anche adesso lo faccio perché non si smette mai di imparare. Esatto, non ci si ferma mai, e tu non ti sei fermata mai poi da quel momento in poi, perché cominciano le tue avventure anche nel mondo dello spettacolo, sul piccolo schermo a 19 anni con Tira e Molla, poi partecipazioni a format prestigiosi, programmi famosissimi come La Sai l'Ultima, Chiamerti Cece, Posta per te. Che ricordo hai di quell'esperienza? Ce n'è qualcuna in particolare, magari un aneddoto che possiamo raccontare al nostro pubblico? Beh, sicuramente il primo giorno che sono apparsa in televisione, che si è accesa quella lucetta rossa della telecamera, e lì mi sono innamorata appunto del mondo dello spettacolo, della televisione in generale. Considera che io stavo in America, stavo studiando appunto danza lì, Marco Garofalo mi vide, mi notò lì e mi ha praticamente contattato tramite altre persone che stavano lì a studiare danza, che conoscevo. Io ho firmato il contratto per fax, sono arrivata a Roma e ho iniziato a lavorare. Quindi sono catapultata in questo mondo così all'improvviso, però è stato bellissimo, un ricordo stupendo. Senza ombra di dubbio sei un'artista poliedrica, attrice di cinema, teatro, fiction di successo. Quali di queste esperienze vessono meglio, Cosetta? Beh, sicuramente il cinema adoro, diciamo, lavorare sul set cinematografico e poi vedere il risultato sul grande schermo. Quello è il sogno, diciamo, di tutti gli attori, penso, e quindi insomma speriamo che arrivino tanti bei progetti, perché ne ho fatti tanti ma ne vorrei fare tanti altri. Ma sicuramente, perché sei giovanissima, noi te l'auguriamo, e poi sei talentuosa. Però non dimentichiamo che tu sei stata anche un po' imprenditrice di te stessa, ma questa peculiarità poi l'hai riversata anche nel mondo proprio del lavoro, perché hai deciso di dedicarti per l'appunto al mondo dell'imprenditoria, e a partire dal 2016 apri una scuola di lingue insieme a tuo marito. Come mai decidi di avviare questa nuova avventura? Il fatto che tu abbia ha girato per il mondo, e quindi l'importanza che di poter conoscere lingue per potersi formare tu cur? Sì, arrivo da una famiglia di imprenditori, quindi l'imprenditoria, diciamo, è del sangue, già sai, cioè, hai vissuto proprio in quell'ottica, in quel mood. Esatto, quando ho conosciuto mio marito è un insegnante di inglese, aveva questo sogno di aprirsi una sua scuola di lingue, e ho detto perché non lo facciamo, e così abbiamo deciso di appunto aprire questa scuola qui a Roma, che va benissimo, abbiamo insomma tanti studenti che sono contenti, e quindi speriamo di continuare così, anzi di
far sì che possa arrivi. crescere ulteriormente. Dove si trova questa scuola? Dove si trova Cosetta? Si trova in zona Gregorio VII, San Pietro, vicino Quindi San è Pietro. facilmente raggiungibile anche per chi volesse Assolutamente. spostarsi da Napoli, anche perché Roma-Napoli è veramente oramai un piccolo. Ma lavoriamo anche online, quindi qualsiasi persona abbia bisogno di lezioni, lavoriamo online. Perfetto, in tutto questo però c'è anche un altro aspetto probabilmente a cui tieni particolarmente, perché oggi sei anche mamma di un bambino, riesci a conciliare gli impegni di mamma con tutto quello che fai, imprenditrice, artista? Cerco di fare del mio meglio perché comunque non voglio assolutamente togliere Trascurare. tempo a mio figlio e quindi cerco di coincidere tutto perché io dico sempre il film più bello che ho fatto è mio figlio. E infatti dici spesso che il film più bello che hai portato avanti è proprio, tra virgolette, la tua famiglia. Cambia però l'approccio, ecco, rispetto a ieri, al mondo della formazione e ad oggi, perché oggi sei mamma, come è cambiato l'approccio al mondo del lavoro e anche l'animo? Beh, ho dovuto sicuramente sacrificare del tempo al mio lavoro per dedicarlo a mio figlio. Purtroppo una giornata è fatta di 24 Eh ore, sì. però insomma si cerca di concentrare tutto, tutto nel più breve tempo possibile per cercare di fare le cose al meglio, fatte bene e ovviamente dedicare il tempo alla famiglia e al figlio. Fare le cose bene, ma riuscire ad incasellare un po' tutto, no? Si dice, Cosetta, che le donne siano multitasking. E tu, tant'è vero che cosa fai in maniera molto intelligente e anche imprenditoriale? Decidi di aprire un canale social laddove tu esponi in realtà la tua vita 24 ore su 24, restituendo anche delle pillole di suggerimenti per aiutare tutte quante noi a trovare quella che è la giusta conciliazione, no? Fra i vari aspetti e fra i sogni e i desideri che vogliamo comunque realizzare. Ti seguono in tantissimi, che cosa suggerisci appunto sui social? Come si fa ad essere delle ottime imprenditrici, mamme, donne in carriera? Qual è il segreto? Allora, io sicuramente sui social parlo della mia vita familiare, e, appunto, sia con il figlio, quindi parlo di cose che riguardano i bambini, come, che ne so, come far mangiare le verdure al bambino, piuttosto che come viaggiare con il bambino. Infatti adesso siamo appena tornati da Vienna e ho fatto vedere alla mia community tutto quello che ho fatto con Gabriel, mio figlio, Quanto ha Gabriel? Ah, 2 anni e mezzo. piccolo proprio, Sì. piccolissimo. Quindi Sì. presumo sia effettivamente difficile, però riesci comunque a trovare, a restituire comunque in base alla tua vita quelli che sono i passaggi, no? Da effettuarsi tutte le volte, eh? Certo, seguo tutti i passaggi di mio figlio, della crescita di mio figlio. Adesso sta facendo dei progressi incredibili, sta iniziando a parlare tantissimo e quindi ho voglia di fargli scoprire il mondo e di portarlo dovunque con me. Sarà bellissimo magari riportarlo proprio sui set cinematografici ed è questo che noi ti auguriamo, perché Già ha affinché. fatto una pubblicità, ha già iniziato a mettere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Bellissimo, magari la prossima volta ce lo farai conoscere, Cosetta. Intanto grazie, grazie di esserti raccontata al nostro pubblico di Mattina Live e noi ti auguriamo uno strepitoso successo in accompagnamento proprio a tuo figlio, a Gabriel. Magari sarà lui il prossimo artista di casa. Grazie a Cosetta Turco, oggi qui con noi a Mattina Live. Grazie Un bacio e a voi. Ciao. tanti auguri, tanti auguri. Pubblicità, restate con Mattina Live.